Alessandra Portinari, vogliamo parlare di questa iniziativa che presentate oggi, questa mostra fotografica ma anche con interessanti documenti sulle donne che erano rinchiuse nel manicomio di Teramo nel periodo fascista. Com'è nata questa iniziativa? In occasione della giornata della consapevolezza dell'autismo, questa mostra viene presentata perché così come allora ci sono state tante donne che purtroppo in questa casa in questo manicomio hanno perso la loro dignità e quindi sono diventate invisibili per la società, così oggi si vuole dare risalto anche all'autismo. Ci sono tante persone affette da questo disturbo, ormai sempre più in aumento in Italia e nel mondo, che meritano attenzione attraverso la consapevolezza, quindi attraverso un percorso su cosa sia l'autismo. Abbiamo scelto proprio questa mostra, è una mostra bellissima, ha girato l'Italia, è stata a Roma, ha avuto molto successo nella Casa della Memoria e sarà fino al 23 al Circolo a Ternino. Volete sensibilizzare in un certo senso proprio la cittadinanza su queste problematiche che oggi purtroppo interessano sempre più ragazzi anche nella nostra regione? Sì, esattamente. Queste donne venivano ad esempio rinchiuse nei manicomi non perché molti di loro avevano un problema così sia psicologico che neuropsichiatrico, ma perché comunque andavano contro la morale di quel tempo. Oggi l'autismo è un problema enorme, abbiamo sentito qualche settimana fa questo caso a Lanciano, ma ci sono tanti ragazzi affetti da questo disturbo, vogliamo dare dignità a loro ma soprattutto anche alle loro famiglie.